siamo con Gianmarco Cesario e Mirko De Martini, direttori artistici della rassegna che si apre stasera, Classico Contemporaneo. Vuoi illustrarci un poco? È il terzo anno che noi appunto abbiamo la possibilità di realizzare questa rassegna grazie anche all'interesse del pubblico che ci segue ogni anno e con grande partecipazione. Classico Contemporaneo è una rassegna che porta in scena il teatro di prosa classico, anche quello musicale, con però una rilettura da parte dei nuovi allestitori, nuovi registi, nuovi drammaturghi. Devo dire che il Comune di Napoli, nella persona della assessore alla cultura Nino Daniele, ci dà molta attenzione, quindi siamo molto orgogliosi di questa terza edizione che appunto comincia questa sera con un classico dei classici, Le fiabe di Basile. Siamo con Mirko Di Martino, come ho detto prima, Classico Contemporaneo, diciamo un po' un controsenso, però è una rassegna, come diceva appunto Gianmarco, che è al terzo anno. Puoi illustrarci anche gli altri spettacoli? La rassegna nasce da tre anni con l'idea di proporre al pubblico napoletano degli spettacoli che partano dai testi classici ma sempre rivisitati in chiave moderna. Le compagnie, non solo napoletane, hanno risposto sempre con molto entusiasmo a questa richiesta o proposta che noi facciamo, anche perché molti degli spettacoli sono al debutto, sono alla prima assoluta, altri non sono mai stati visti a Napoli o in Campania. Quest'anno andiamo dalla tradizione napoletana che c'è sempre ma contaminata con la novità, c'è il teatro dell'assurdo, c'è il teatro itinerante, c'è un focus su Shakespeare, non poteva mancare nell'anniversario, c'è il teatro civile, c'è insomma tanto di diverso, di interessante, il pubblico potrà scegliere tra 14 spettacoli. Bene, e poi volevo chiedere, la cornice, adesso siamo in questa splendida cornice del complesso di San Domenico Maggiore, ci sono altri o sarà sempre qui la rassegna? Sarà sempre nel chiostro di San Domenico Maggiore, anzi diciamo andiamo anche oltre il chiostro, sempre rimanendo in questo complesso, perché ci sono degli spettacoli che utilizzeranno come scenografia naturale anche altri angoli dello stesso complesso. Siamo con Nico Mucci, regista dello spettacolo che stasera va in scena qui al Basilica di San Domenico Maggiore, dai cortili alle corti, per iniziare la terza edizione della rassegna Classico Contemporaneo. Come nasce questa idea di questo spettacolo? Ma il progetto nasce dalla rielaborazione di Fiabe di Basile effettuate da un discendente di Basile che si chiama Domenico Basile di Giuliano, che ha tradotto, per farle capire meglio ai ragazzini di adesso, le fiabe in italiano. Poi abbiamo fatto la presentazione, siccome quest'anno ricade il 450° della nascita di Basile, abbiamo pensato di farne una rielaborazione in napoletano, riassumendo un po' alcune cose del linguaggio, ma proponendolo in napoletano più moderno, più comprensibile, un po' anche agli adulti che non sono abituati al napoletano del 600, che è troppo difficile. E quindi l'abbiamo fatto a Giuliano nel periodo natalizio, per strada, e poi abbiamo cominciato una piccola tournée estiva che ci ha portato adesso qui a rompere il ghiaccio a questa edizione, credo terza edizione della rassegna di San Domenico Maggiore Classico Contemporaneo. E mai, diciamo, in qualche maniera un testo è più adatto a una situazione del genere, in quanto appunto è una rielaborazione, una chiave un po' più moderna appunto di un classico, quali le fiabe di Basile. E leggevo che è uno spettacolo itinerante, quindi voi vi muovete, girate? Allora, nella struttura, questo spettacolo ha due versioni, una totalmente itinerante che prevede di occupare dei centri storici dei paesi e di permettere al pubblico di seguire un filo conduttore che gli permetta di vedere i luoghi più interessanti dei posti dove andiamo, e l'altra è la versione teatrale. Oggi, per motivi di statica e di dislocazione, siamo costretti a farlo leggermente più accentrato, ma in realtà vedrete che succedono delle cose in mezzo al pubblico, ci sono dei brani musicali giù, succedono le cose sui palchetti, il palco viene occupato come se fossero più piani, più livelli, e quindi in qualche maniera c'è una sorta di movimentazione che sarebbe stata difficile qui nel chiostro, anche per un motivo tecnico di riuscire a seguire con le luci tutta la movimentazione dello spettacolo. E quindi questa chiave classica ritorna sempre attuale? Sì, ritorna sempre attuale, perché il discorso del motivo per cui lo facciamo è anche questo. Nel prologo io dico: viviamo in un mondo, lo dico chiaramente alla maniera dello spettacolo, vi ricordate che nel Pentamerone i personaggi sono chiusi in una villa di campagna perché c'è la peste, c'è una malattia, come nel Decamerone sono costretti e cominciano a raccontarsi delle storie per passare il tempo. Noi assumiamo la stessa logica dicendo che praticamente siamo qui riuniti perché fuori il mondo c'è la guerra, e per una sera vogliamo ritrovare, a non negare che esista la guerra, ma ritrovare una cultura comune che ci unisca e ci permetta di affrontare in modo forse più coraggioso anche il male che c'è all'esterno.
quindi la costruzione e la rievocazione della situazione del Pentamerone avviene sulla chiave del siamo qui perché fuori nel mondo c'è la guerra, abbiamo paura, ci rinchiudiamo per ritrovare una cultura comune che ci rende più forti e più in grado di rappresentare quello che siamo nei confronti del mondo esterno. Richiamando sempre quindi le tematiche che si ispirarono Giambattista Basile. Allora, le fiabe sono quelle del Basile, che è stato tra l'altro il raccoglitore di fiabe che ha permesso poi ai vari Perrault, Grimm e tutti quanti di trasformare le fiabe a modo loro e rendere in qualche maniera tedesche, francesi e così via. Il sapere era comune. Sono fiabe dell'Italia meridionale, tant'è che qualcuno di noi, in una versione che facciamo qualche spettacolo fa, avevamo una ragazza che la raccontava con l'accento siciliano. Era una ragazza che viene da Avellino che lo recita in una sorta di napoletano arcaico, che è quello semiavellinese. Adesso l'ultima versione che abbiamo fatto in Abruzzo, così come facciamo in ogni posto dove andiamo, contattiamo degli attori del posto per farne una versione nella lingua del posto di almeno una fiaba, proprio per dimostrare che esista una matrice comune. Ed è una delle altre cose, degli altri fili conduttori di questo spettacolo, è la volontà di pensare a una cultura comune che ci unisce come Regno di Napoli, come meridione del mondo. Si è bagnata la zita la prima sera, prima e pa, che si è bagnata la zita la prima sera, prima e pa. Con la cella giunturina, hanno scusato cucina, in mezzo a lupi, ciuncina, in mezzo a lupi, ciuncina.